Ciao ragazzi, oggi un video chiacchiericcio che spero che vi piaccia e senza troppo allungarmi nei discorsi vi lascio il video. Buona visione, un bacione a tutti e grazie di essere tornati attivi sul canale come sono tornata attiva anche io. Un bacione a tutti! Mua! Avevo già messo un po' di crema idratante al mio viso. Come primer utilizzo questo, che sarebbe Fenty Beauty. Me ne metto un po' sul viso, così. Voi dovete sapere ragazzi che io ho rinunciato ad utilizzare i pennelli viso, sicché sono passata a questi, che sono praticamente delle gomine in silicone con cui vado semplicemente a tamponare il viso. In pratica mi stende tutto il prodotto sul viso senza sprecarne neanche un po'. Dopodiché, una volta che ho finito di fare ciò, vado a disegnarmi le sopracciglia. Utilizzo questa piccola palette, che è proprio una palette da sopracciglia, e vado a semplicemente seguire il contorno delle mie sopracciglia. Bene, adesso non prendete paura perché so che sembra un po' un poccio, però poi lo andremo a sistemare con il correttore. Comunque, ragazzi, devo dire che a me in realtà non dispiace tanto fare la quarantena, anche perché era un periodo che mi sentivo un po' piena di lavoro e desideravo proprio riposare un po'. Quindi questo bel stacco, in fondo, a me non dispiace. Sono a casa, ho potuto fare 10.000 cose che avevo tralasciato, trascurato, inclusi anche me, perché dovete sapere che sì, mi prendo cura di me stessa, però diciamo che quando sono un po' stressata da lavoro e quant'altro, tendo a mettermi in seconda fila. E quindi ho potuto riprendere in mano me stessa e quindi ho potuto anche coccolarmi un po' di più. E voi invece come state vivendo questo periodo? Tra l'altro, ragazzi, vi devo dire una cosa, io ho comprato i cavi della televisione, però non guardo niente di televisione. Ho scelto di evitare di guardare qualsiasi tipo di televisione. Qualsiasi tipo di televisione intendo qualsiasi tipo di canale che possa trasmettere, non so, telegiornali, programmi e quant'altro. Mi informo, però mi informo sulle mie fonti e mi informo su ciò su cui voglio essere informata, non su ciò su cui vogliono i media informarmi, perché penso che alla fine i telegiornali, i media, i programmi televisivi sono tutti programmi in cui tendono a mostrare determinate cose, giusto da condizionare il modo di pensare della gente, giusto da tenere un po' la gente sotto controllo, in base a quello che vedono. E sinceramente la cosa, a me non va, era da tanto tempo che pensavo questa cosa qua, e appunto anche questo evento qua me l'ha un po' confermato, per cui resto, rimango ancora della mia opinione, che è quella di non guardare i canali televisivi. Perché secondo me, al momento in cui uno va a vedere delle notizie, va a vedere il telegiornale e ogni volta si sente dire, cioè sente per telegiornale di, non so, 10.000 notizie tutte negative, allora pensa automaticamente che tutto il mondo possa essere negativo o comunque inconsciamente attira a sé cose che possano essere quel genere di negatività, secondo me. In giro ci sono tante altre notizie, eppure i telegiornali cosa mostrano? Mostrano soprattutto le notizie negative. Mettono le notizie positive alla fine, e oltretutto sono solo poche le notizie positive, per cui la gente pensa che automaticamente il mondo vada più a rotoli piuttosto che andare bene. Se andassimo ad analizzare, ci sono tante altre notizie positive là fuori. E perché non ne parlano? Perché devono concentrarsi solo sulle notizie negative? Ci avete mai pensato? Il fatto è questo, che più ci danno notizie negative, e più la gente dovete, anzi, prima cosa, dovete sapere che le notizie negative
cose negative, anche se sono negative e creano un po' di timore e quant'altro, l'essere umano viene attirata da quella cosa lì perché diventa un po' come una sorta di sfida, come dire, una sorta di sfida a vedere quel determinato fatto e a pensare a come doverci reagire, come reagirci, no? Come rispondere a questa cosa, a questo evento negativo. Tutta questa cosa è una cosa psicologica, perché appunto la paura è tutto un meccanismo della mente che appunto va a scaturire determinati atteggiamenti, pensieri, perché appunto cerca di proteggerci. Il che, ragazzi, è una cosa anche positiva per certi versi, però per tanti altri versi non lo è. Positiva perché potrebbe metterci un po' in fase di reattività, di essere un po' reattivi. Però alla fine anche questo essere reattivi non serve a nulla. È più negativo che positivo, perché quando ci spaventiamo creiamo dei blocchi. Appunto, i media, sapendo questa cosa, loro vanno a giocare molto sulle nostre personalità, secondo me sui nostri subconsci, perché appunto queste cose vengono passate come se fossero cose un po' normali, no? E quindi, no, per noi che non sappiamo, queste cose vanno a influire sul nostro subconscio e quando qualcosa agisce sul nostro subconscio, sembra, cioè ci va anche a creare quello che è la nostra quotidianità. E dovete sapere che una persona stressata è più facilmente predisposta ad essere malata rispetto a una persona rilassata, una persona tranquilla, felice e contenta, insomma. E appunto i media, sapendo queste cose qua, ci giocano. Perché appunto la gente guarda le notizie negative, vive sempre nell'ansia, quindi vive psicologicamente un po' stressata, un po' impaurita anche dalle altre persone. E in questo modo la paura crea le malattie, perché quando uno ha paura, lo stress li fa avere un po' come dei blocchi emotivi. E appunto questi blocchi emotivi lo fanno chiudere un po' a riccio. Una volta chiuso, deprime le sue emozioni e opprimendo le proprie emozioni, forma, senza saperlo, si forma delle malattie. È appunto per questo, chiedetevi perché, almeno nella mia zona, non so da altre parti se è così, chiedetevi perché ultimamente sono sorte così tante farmacie in giro. Questa è una cosa che ho notato. Dal periodo dopo che si parli di terrorismi, dopo che si parli di attentati, dopo che si parli di, non so, malattie, e quindi recentemente la gente si è ammalata non perché le malattie siano sorte così, ma perché lo stress delle notizie di cui si sentono parlare al telegiornale e comunque di cui si sentono parlare nei vari programmi hanno fatto sì che la gente vada ad ammalarsi, ma è una cosa psicologica, è una cosa che ho imparato, ragazzi. Tra l'altro, non sono uno scienziato, non sono una biologa, non sono una psicologa, sono semplicemente cose che ho notato e comunque cose di cui ho sentito parlare guardando programmi proprio di psicologi, di gente che fa meditazione, quindi che sanno anche un po' come funziona il nostro corpo umano e la nostra mente umana, che dovete sapere che la mente umana è una macchina straordinaria. La mente umana ci racconta un sacco di bugie, però comunque è una macchina straordinaria che può fare un sacco di cose positive. Basta crederci. Sono tutte cose che sono state provate, sono state anche studiate. I medici queste cose le sanno, gli scienziati queste cose le sanno. E i media queste cose le sanno e infatti loro ci marciano, i media o comunque anche tutti coloro che vendono, sanno queste cose perché appunto sanno come andare a porsi sulla gente per poter avere più risultati, per poterli dirigere in una certa direzione anziché in un'altra. E quindi per mia scelta ho voluto chiudere, piuttosto di guardarmi cose negative, per mia scelta vado a vedermi tutte le cose positive. Voglio essere il più tranquilla possibile con il mondo, in primis con me stessa e poi anche con il mondo fuori. Per cui ho deciso di chiudere.
spegnere telegiornali, andare ad informarmi su fonti diverse rispetto a quelle televisive. Allora, vado avanti intanto con il mio fondotinta. Ok ragazzi, quindi il fondotinta è steso. Dovete sapere che quando metto il fondotinta lo metto anche sul collo, importante, altrimenti poi andiamo in giro che abbiamo il viso Fanta, il corpo Coca-Cola. Passaggio successivo è quello di mettermi il correttore. E me lo metto sotto agli occhi. Accompagnando con questo correttore qua, che è un pochettino più scuro. Voi cosa fate in questi giorni di quarantena? Come ve la passate in questi giorni? Siete a letto, disperati, che pensate alla situazione fuori? Oppure state reagendo e quindi state godendo della vita? Diciamo che io sono in casa e mi godo la vita al massimo, perché sinceramente non so quando mi ricapiterà un'altra occasione del genere e quindi faccio tutte le cose che prima non avevo potuto fare, le faccio tutte adesso. Mi prendo il sole, leggo, faccio un po' di sport in casa, cucino, cerco di dipingere qualcosa, di colorare qualcosa e tra l'altro stavo anche cercando di imparare a cucire. Ho sempre voluto saperlo fare, perché appunto poterlo fare cioè, significa potermi modificare dei miei vestiti che magari è da anni che non ho più utilizzato e magari ricucendoli riuscivo un po' a rinnovarli, a dargli un look fresco e potevo ricominciare a rimetterli, no? Quindi sì, è una cosa che mi interessava fare proprio per questo motivo qua. Perché mi reputo una persona creativa, perché mi piacciono i lavoretti fatti da fare in casa, come non so, creare qualcosa, un orecchino, un braccialetto, sistemare qualcosa. Mi piacciono i lavori un po' manuali che ti portano un po' a creare, a mettere in atto le tue capacità, la tua fantasia, insomma. Mi piacciono molto come cose. Per gli occhi metto un po' di correttore sulle palpebre, metto giusto un po' perché non voglio straesagerare. Utilizzo questa tonalità di rosso e me lo vado a stendere nella parte esterna del mio occhio. Vado semplicemente a trascinarlo obliquamente nella parte esterna cioè nell'angolo esterno del mio occhio. Questo colore è bello intenso, ragazzi, nel senso che ne ho messo poco e già si vede molto bene. Adesso vado con questo. E il nome di ogni colore è questo. Allora, il primo colore che ho utilizzato è Hair Down, questo. Dopodiché sono andata con On Top, che sarebbe questo rosso rosato, insomma. Con questo vado semplicemente qua, nella palpebra, nella parte sotto. Stesso pennello di prima andiamo a riprendere lo stesso colore, il primo colore che abbiamo applicato, quindi questo Hair Down, e lo andiamo a stendere nella stessa posizione di prima. Ritorno al primo colore originale e me lo passo sopra qua, sopra il secondo colore qua, quindi nell'incavo dell'occhio, proprio così. Metto un po' di correttore
su un pennello. Questo pennello che sto usando, ragazzi, è un pennello di Lidl e l'ho semplicemente ed è un pennello che serve a pitturare per fare i quadri. Diciamo che come colore potrebbe andare anche questo, ragazzi. Ok, quindi ragazzi, io sinceramente lo lascerei anche così. Sinceramente non mi dispiace così com'è. Ora andiamo a ripassare sempre con questo stesso colore. Ok, lo andiamo a ripassare nell'estremità del nostro occhio. Giusto da intensificare un pochino. E adesso con lo stesso pennello andiamo nella parte sotto del nostro occhio. Ecco, per questa parte mi piace guardare in alto perché la punta riesco a stendere meglio il colore senza portarmi le setole negli occhi. Ora andiamo con il secondo pennello che abbiamo utilizzato, quindi questo. Andiamo a riprendere il secondo colore che abbiamo applicato, quindi questo che sarebbe on top. E andiamo a ripassare al suo posto. Con lo stesso pennello andiamo a passare la parte alta esterna dell'occhio, sia per una parte che dall'altra. Per terminare in bella metto un po' di ombretto sul marroncino, questo colore qua marroncino, lo utilizzo per intensificare la parte sotto dell'occhio, giusto da dargli un po' di mistero. Vado ad applicare sempre lo stesso colore rosso, il primo colore che abbiamo applicato, e ce lo ripasso subito sotto al marroncino. Andiamo ad applicare il nostro Inglot, che io stramo Inglot. Ok, quindi con l'eyeliner siamo a posto. Mi piace molto come è venuto questo eyeliner, mi piace. Comunque, ora tocca al mascara. Un po' lo mettiamo anche qua sotto. Andiamo ad applicare un po' di contouring, e appunto il contouring è questo, e io sto utilizzando quello specifico di Primark. Ok, e lo mettiamo appunto anche nella parte della fronte. Mettiamo sopra qua. Io mi concentro più sulla parte laterale della fronte, più che altro perché, ragazzi, ho già un viso piccolo e quindi se lo vado a mettere nella parte alta della fronte, vado un po' a rimpicciolire quello che è il mio viso e quindi preferisco non farlo. E il consiglio più di farlo a ragazze che hanno la fronte larga, così se avete la fronte larga andate facendo questo disegno, andate a dare un po' l'effetto di viso piccolo a quello che è il vostro frontone, insomma. Comunque dico frontone non in senso offensivo, senso da dare un'idea di quello che sto dicendo, quindi non lo sto dicendo per offendere nessuno, però quando dico frontone mi appare in testa una lavagna. Mi passo qua, con pennello andiamo a passarlo.
Sì, comunque se volete enfatizzare l'effetto zigomo magro, sì, guance più magre, dovete passare il contouring proprio su questa parte qua, così vi disegna una sorta di ombra, quindi contouring di qua, contouring qua sopra, e vi disegna appunto questa ombreggiatura che va a dare questo effetto di zigomo un po' più pronunciato, un po' più asciutello, insomma. E questa parte qua finale la dovete lasciare più chiara, quindi mettere un correttore chiaro. Questa cipria qua color marroncina andrà ad amalgamare tutti i colori insieme. E quello che utilizzo è Chestnut, che è un loose powder, loose mineral powder di Primark. Allora ragazzi, ho ricevuto una chiamata e nel frattempo sono andata avanti con il look delle labbra. E questo è comunque il finish look, però non è proprio il total finish look perché mi manca un po' di fard. Mi manca il fard sulle guance. Quante cose ci mettiamo noi ragazzi in faccia? Quante cose ci mettiamo in viso? E poi dicono che essere ragazze è facile. Ma vi pare facile essere ragazze? Per carità è divertente, eh? Io mi diverto un sacco ad essere donna perché posso fare tante cose, posso vestirmi in tanti modi diversi, posso farmi i capelli in tanti modi diversi perché tanto ho sempre la giustificazione. Sono una donna, cosa vuoi? Sono una donna. Ho qualche umore un po' ballerino? Sono una donna. Sono un po' irritata. Sono una donna. Mi va di vestirmi, non so, come ciabatte per uscire. Sono una donna. Diciamoci, dai. Essere donne ha il suo lato, ha i suoi lati positivi. Hai tante, tante, tante cose che puoi fare. Tante cose divertenti. Belle, divertenti, sensuali, intriganti. Sì, che bello essere donna. Io amo essere donna. Amo la mia femminilità, amo il mio corpo, amo tutte le mie sensazioni, amo il fatto che posso esprimere le mie sensazioni al mondo, dargliele così al mondo, amo il fatto che posso fare qualsiasi cosa io voglia perché sono una donna. Vada di ciance. Parte un po' il mio perdermi nei meandri della mia mente, perché ogni tanto mi capita queste cose qua, che quando sto dicendo una cosa dal nulla proprio, parto su un altro discorso e comincio un altro discorso. È possibile? Mi chiedo se sono matta ogni tanto. Non lo so, non lo so. Comunque bada alle ciance, bado alle ciance. Ok, non so, come si dice? Come si dice bada alle ciance o bado alle ciance? Vi prego di darmi una risposta, la risposta giusta, qua sotto, perché mi dà di fumo il cervello, se no. Comunque, questo è il mio make-up look, ok? Ultima cosa. Io sono così, ragazzi. Dico sempre che faccio l'ultima cosa, quando in realtà devo ancora fare l'ultima cosa. Ho sempre l'ultima cosa che è in riservo. L'ultima, ultima cosa. Anzi, diciamo, penultima cosa, giusto da andare sul sicuro. Penultima cosa è quello di farmi un po' di contouring bocca. Quindi, ora, giusto da dare un po' più di movimento, un po' più di definizione alla mia boccuccia, applico un po' di una matita color bordeaux che io stra-adoro. È questa qua di Essence. Ok, quindi adesso il look è completato. Ma per completarlo definitivamente andrò ad mettere un po' di illuminante qua sul mio nasetto, sulla mia bocca. Per finire, ragazzi, definitivamente finire, andiamo ad applicare un po' di ombretto brillantinato sul nostro naso in modo da darci un po' di effetto naso wow. Un po' anche sul naso qua.
cioè sulla bocca, sull'arcata della nostra bocca. E volendo, ragazzi, lo potreste mettere anche qua, sugli zigomi, però in realtà a me non piace metterlo sugli zigomi perché tipo nel video è bello da vedere perché fa effetto molto glamorous, però dal vivo fa molto effetto alieno e quindi io dico di no, ragazzi. Volendo si potrebbe metterlo molto carina, cosa molto carina da fare, è qua sotto, sotto l'arcata della nostra sopracciglia. Molto bene. Comunque devo dire che l'effetto dell'oro sul naso mi piace un sacco. Se io dovessi mai truccarmi, e anzi se dovessi mai scegliere pochi trucchi con cui fare un trucco e uscire, questo color dorato è assolutamente da mettere tra questi colori. Perché sì, è una cosa che mi piace, è una cosa, cioè posso avere anche niente in faccia, però mi piace questo dorato sul naso, un pochettino sulla bocca e con una base di fondotinta. Quindi un po' di fondotinta, un pochettino di rossetto e questo qua sul naso e sono ok, a posto, basta. In realtà io sono una che si trucca molto poco nella vita reale, cioè tipo per andare al lavoro. Molto spesso, quando ero biondina, sì, quando ero biondina, non mi truccavo neanche, mettevo solo un pochettino di rossetto e poi me ne volavo al lavoro. Ultimamente invece, come trucco mi metto un po' di fondotinta e un po' di rossetto, ma proprio leggero, e un po' di mascara, basta. Di trucco ne metto veramente poco, solo nei video YouTube mi piace osare, sì, mi piace proprio usare. Poi comunque se ho occasione di uscire, tipo di andare a ballare il sabato sera, di andare a qualche cena, qualche uscita con il fidanzato o con altro, in quelle occasioni mi trucco e mi trucco bene perché mi piace fare le cose fatte bene. Altrimenti sto molto acqua sapone, che mi piace il mio viso acqua sapone, sì. Anche perché a furia di mettere troppo fondotinta, secondo me, e mettere sempre gli stessi, utilizzare sempre gli stessi pennelli, magari un pochettino sporchi, si tende ad accumulare un po' di sporco tipo nella pelle e che va a causare fuoriusciti di brufoli. E quindi io cerco di evitare queste cose. Ultimamente mi è venuto qualche brufolo qua, ma penso che siano brufoli ormonali, per cui sì, sono giorni di passaggio. Quindi adesso li vedo, poi li saluto. Ok ragazzi, questo è quanto. Oggi è questo è il look che vi presento. Spero che vi sia piaciuto questo video. Spero che non mi sia intrattenuta troppo nelle chiacchiere, perché ogni tanto io mi perdo nelle chiacchiere e perdo anche la cognizione del tempo. Per cui la cognizione del tempo e la cognizione di ciò che sto dicendo. Per cui se non ho seguito un filo logico in quello che ho detto, vi chiedo soltanto di dirmelo, anzi no, vi chiedo scusa, e poi magari una volta che me lo vado a riguardare, poi nel prossimo video andrò a continuare l'argomento. Ok, ragazzi, metto modalità figa on e poi arrivo. Ebbene, ragazzi, sono di ritorno con modalità. Scusate, è tutto fuori. Ok, sono di ritorno con modalità figa on e quindi questo è il finish look. Spero ragazzi che vi sia piaciuto e se vi piacciono questi generi di video fatemelo sapere nei commenti qua sotto, così almeno per la prossima volta so che posso continuare su questa linea. E a me personalmente piacciono perché mi danno anche modo di sfogarmi, di parlare un pochettino con qualcuno, visto che sono a casa da sola, e a parte i miei vicini che sono di sopra, che ovviamente mi strozzeranno a furia di sentirmi parlare, urlacchiare. Però questi generi di video mi piacciono perché almeno mi permettono di parlare un pochettino con qualcuno, anche se è un qualcuno molto distante, però allo stesso tempo molto vicino, vicino al mio cuore. Dopo questa posso andare a dormire. Comunque ragazzi, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo della compagnia, del vostro tempo e della chiacchierata che abbiamo fatto, anche se è stato un po' un monologo, però vi ringrazio comunque di avermi ascoltato. Grazie, grazie, grazie e alla prossima. Un bacione. Namaste, peace out.